In questa lezione scoprirete Amedeo Modigliani e la scuola di Parigi. Se siete interessati alla lezione integrale, potete richiederla nel primo link in descrizione. E tratteremo anche della sua storia con una pittrice, sua modella, che vedete anche ritratta, insomma, in questi nudi che lui inizia a realizzare dal 1917, l'anno proprio che incontra Jeanne. Ecco, caliamoci in questa epoca così particolare, siamo a Parigi e vi mostro una immagine di Amedeo Modigliani. Considerate che lui è un artista che nasce a Livorno nel 1884, ma morirà giovanissimo, a soli 36 anni, a Parigi. È stato in un certo senso adottato da Parigi perché gran parte della sua vita poi la vivrà, le esperienze artistiche, quelle più fondamentali, le vivrà proprio a Parigi. In alto vedete la firma di Modigliani e vi ho messo una data qui, una data fondamentale, cruciale nella sua vita, sia perché segna l'incontro appunto anche con Jeanne, ma soprattutto è la sua prima mostra nel 1917, una sua mostra personale, quindi interamente dedicata a lui a Parigi, presso una famosa galleria. Considerate che questa mostra, per farvi capire la portata anche rivoluzionaria di Modigliani, durò solo 2 ore perché ci fu una folla, arrivarono gendarmi, dovettero chiudere la mostra per i nudi scandalosi. L'avete visto l'immagine anche del nudo che era all'inizio della presentazione, per i nudi scandalosi che lui inizia a dipingere e a rappresentare proprio in quegli anni, nell'ultimo periodo della sua vita, anche perché poi nel 1920 morirà. Ma chi è Modigliani e chi è questa bellissima ragazza? Erano due artisti non solo dotati tecnicamente, professionalmente, ma veramente anche belli. Guardate anche Jeanne Bettin, questa ragazza, considerate è una donna che è nata alla fine dell'Ottocento, nel 1898, quindi muore anche lei giovanissima, a soli 22 anni, e poi vi spiegherò in che circostanze e come. Guardate, bellissima, lei era chiamata anche addirittura noce di cocco per il suo viso bellissimo e quei lunghi capelli che erano castani. Era una persona molto bella e Modigliani appunto la scelse come modella e poi divenne la sua amante. Avevano deciso di sposarsi, ma non riuscirono mai a coronare il loro sogno. Caliamoci nella Parigi di quegli anni e qui vi mostro un'immagine di Montparnasse di Parigi. Questo edificio si chiama l'Alveare. Per la sua struttura che è a forma proprio poligonale, considerate che in questo quartiere di Montparnasse questo edificio era molto noto per questa sua struttura perché consentiva, considerate, di ospitare atelier di numerosi artisti. Non a caso qui a Parigi si svilupperà una corrente artistica che è denominata genericamente Scuola di Parigi, a cui fanno parte, aderirono un gruppo di artisti, tra questi appunto proprio Modigliani, che vivevano a Parigi nel periodo più o meno seguente allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Si trovarono a vivere questi artisti il primo dopoguerra, si riunirono nelle zone appunto sia di Montmartre che di Montparnasse e condividevano uno stile di vita che devo dire era in simbiosi tra la vita e l'arte. Sono artisti che vivono un po' alla bohème, nel clima culturale, lo sapete, di Parigi è un clima ricco di esperienze, e sono artisti che però ricercano un'indipendenza e soprattutto lo vedremo, questi artisti della scuola di Parigi cercano un'indipendenza, anche un'indipendenza da quelle che saranno le avanguardie artistiche, no? È un movimento dove arrivano artisti di varie culture, molti di loro sono ebrei, anche ai margini, diciamo, dei movimenti politici principali,
e prenderanno posizioni distaccate con i grandi movimenti che diventeranno i movimenti d'avanguardia. Comunque in questo clima culturale qui ci sono anche Picasso, Chagall, Mondrian, Matisse, sono tutti nomi molto altisonanti e considerate che per Modigliani sarà molto difficile poi trovare il suo posto, potrei dire, in questo panorama artistico che a Parigi in quegli anni poi verrà dominato sia da Picasso che da Matisse.